Buon pomeriggio a tutti. È per me un grande onore e anche un grande piacere, anche se sono molto emozionato, a nome di tutti gli amministratori, dare il benvenuto e salutare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Hanno scelto me, insomma, per dare il benvenuto, anche perché, come ha detto, come mi hanno annunciato, sono il sindaco più giovane d'Italia. Però lei a 30 anni era già ministro, quindi insomma lei è la dimostrazione ancor più di me che quando un giovane ci mette passione, è disposto a fare sacrifici, ma soprattutto ha tanto coraggio, secondo me ha spazio all'interno della pubblica amministrazione, può aver spazio all'interno della politica. Ecco, io credo che, sì, vi chiedo scusa, ma insomma, non mi capita tutti i giorni di parlare col Presidente del Consiglio a pochi passi. No, io da amministratore posso, in questi 2 anni ho avuto modo di capire che non è semplice, anzi, tutt'altro, reperire risorse. E oggi, secondo me, va visto come un punto d'arrivo come regione, come governo, perché oggi noi siamo qua a, insomma, celebrare un momento che porta 800 milioni alla regione Piemonte, quindi alla nostra comunità. Però so altrettanto quanto sia difficile spendere le risorse, quanto sia difficile spenderle, ma soprattutto spenderle bene, perché spesso e volentieri nella fretta di spenderle, nella fretta di fare l'affidamento, di appaltare, di seguire tutte le regole che afferiscono la pubblica amministrazione, è difficile spenderli bene, diciamo così. Quindi secondo me oggi è un giorno veramente, veramente importante. E poi chiudo, perché insomma credo che aspettiate di sentire qualcun altro parlare a questo microfono. Io porto un mio pensiero personale, ovvero un pensiero che mi sono fatto in questi 2 anni di amministrazione. Io credo che ci siano 2 tipi di politici, 2 tipi di persone che si occupano della cosa pubblica, o 2 modi di fare politica, mettiamola così. Secondo me un politico può gestire la cosa pubblica, ovvero rivestire un ruolo e di conseguenza fare l'interesse della propria comunità. Però io credo che amministrare sia un'altra cosa. Amministrare significa fare dei sacrifici, come ho detto prima, mettere tutta la passione che si ha, ma soprattutto fare la differenza. La differenza, credo che in questa sala sappiano in tanti cosa significa fare la differenza. Anzi, forse io ho tanto da imparare da ognuno di voi, dato che sono il più giovane, forse. E io credo che oggi la Regione Piemonte e il governo italiano l'abbiano fatta questa differenza. Grazie. Invitiamo il Presidente della Regione, Alberto Cirio, a raggiungere il podio per il suo intervento.